Buongiorno, bentornati in un nuovo video. Allora, oggi facciamo un tag. Ero stata taggata da Melania Costantino qualche mese fa, o 1 o 2 mesi fa, e io come sempre arrivo in ritardo, c'è una montagna di tag da fare e quindi piano piano cerco di registrarmeli. Oggi facciamo il tag dire, hashtag fare, tag, creato da Nick e Sontina F. Se no, scusami se ho detto male il nome, ma io l'ho scritto così, quindi dovrebbe essere giusto. Ok. Allora, sono 2, 4, 5 domande con 5 riferimenti all'hashtag dire e 5 riferimenti all'hashtag fare. Non so chi ha fatto chi e comunque procediamo. Ecco, allora, hashtag messaggi. Adoro i messaggi, sono diretti, li scrivo subito senza magari, se magari in quel momento non c'ho tempo di fare una telefonata, mando un messaggio e intanto dico quello che dovevo dire. Poi magari raggiunge anche la telefonata o semplicemente così, li adoro. Soprattutto adesso che ho WhatsApp, ancora meglio. Tanto avevo fatto comunque la tariffa per pagare meno dei messaggi, però io li adoro i messaggi, mi piacciono tantissimo. Hashtag chat. Ho chattato metà degli anni 90, che più o meno c'avevo. Io pensavo che ero alle medie, se non sbaglio, quindi 12-13 anni credo, e erano le prime chat che uscivano, no? Però non mi ci sono mai trovata bene perché non incontravo persone interessanti con cui parlare. Quindi mi ricordo che la prima volta che mi scrissero da dove digiti, io non sapevo manco che vuol di, che voleva di, quindi proprio alla grande. E quindi penso più o meno che sia in quel periodo, però non mi hanno mai attirato, ecco, non mi sono mai piaciuti. Adesso ecco, un po' su Facebook parlo in privato o comunque ecco con WhatsApp, adesso sinceramente mi ci trovo molto meglio. Forse sarà perché ho trovato anche delle amicizie che hanno la stessa passione mia o comunque con qualcosa in comune, quindi c'è più da parlare, ecco. Hashtag chi l'avrebbe mai detto? Chi l'avrebbe mai detto che aprivo un canale su YouTube? Forse questa. Non era nei miei pensieri, è nato tutto all'improvviso, ho cominciato ad accarezzare un po' l'idea e io sono fatta così. Io chiedo in giro e poi faccio de capoccia mia, no? Allora che cosa chiedi a fare, verrebbe da dire. Lo so, ma io sono fatta così. Però mi è balenata sta cosa in testa, preso, ho registrato un video e ho caricato, perché tanto se facevo così ancora ci stavo a pensare e non l'avrei aperto e non avrei vissuto questa bellissima esperienza che si sta rivelando. Hashtag chi me l'ha fatto fare? Allora, se riguardo indietro ce l'ho qualche cosa sul chi me l'ha fatto fare, però indubbiamente sono tutte esperienze, tutti progetti che mi hanno fatto diventare la donna che sono oggi, no? Quindi mi hanno fatto avere questo bel bagaglio. Dico bello, ma no, scherza. Che bel bagaglio che mi porto dietro e che so che mi fa essere la persona che sono oggi, quindi non rimpiango niente, non c'ho neanche per adesso un chi me l'ha fatto fare, no? Cioè, nel senso, potresti dire anche, che ne so, il canale YouTube, no, invece, perché ci sono un sacco di lati positivi che a me piacciono e anzi, ringrazio tanto YouTube che mi ha aiutato a incontrare le persone con cui ci sono in contatto, voi che semplicemente mi commentate perché proprio mi si è aperto un mondo. Ecco, già quando avevo scoperto le ragazze che parlavano di libri mi si era aperto un mondo, adesso facendone parte ancora di più praticamente. E hashtag fobie, una montagna di fobie, no? La paura dell'acqua, nel senso di fare il bagno, anche, quindi faccio il bagno in 20 cm d'acqua perché ho paura degli squali, sì, lo so, so fobie, no? Ecco. Oppure in seguito a un'esperienza che ho vissuto quando cala la sera ho paura. Tipo magari a stare di sotto col buio, oppure quando vedo la finestra aperta che fuori è buio ho paura. So che sono, ho paura, ad esempio, a scendere di sotto in strada col buio. Sono tutte fobie che ho in seguito a una cosa che mi è successa e mi è rimasta questa cosa che cerco insomma di sconfiggerla, ma è difficile, no? Quindi fondamentalmente la paura del buio. Un pochino l'ho superata la paura del buio, però ogni tanto si fa sentire, no? La paura degli insetti, che come vedo un ragno, un coso, mio Dio, mi sento male. Insomma, queste piccole fobie, ecco, diciamo, piccole. Poi passiamo all'hashtag fare. Allora, fare foto, hashtag foto. Non sono molto legata alle foto, nel senso io non mi piaccio come soggetto nelle foto, non mi dicono niente, ma mi piace molto fotografare. Non sono fissata, però soprattutto ultimamente tendo di più a vivere le cose piuttosto che a fissarle, a guardarle da un obiettivo. Quindi dentro di me porto tutte queste
queste foto interiori, diciamo, piuttosto che fare su carta. Mi rendo conto che poi magari un po' te le perdi con gli anni, però non sono. Non, sì, mi piace fotografare, ma poi non più di tanto. Uno fissato, fissato, insomma, che gli piace molto la fotografia è mio fratello. Se riesco, vi metto sotto il link a Instagram, che c'ha un bel profilo Instagram, secondo me, molto bravo. E quindi ve lo lascio sotto. Poi, hashtag copertina di un libro. Allora, è difficile che compro per la copertina, lo sapete. Però ogni tanto cedo anch'io. Ma secondo me la più bella che ho fra tutte è questa qua, Intrigo a Goa di Raichav. Questa secondo me è la migliore che ho. Cioè, io l'adoro sta copertina. Si può dire che l'ho comprato solo per sta copertina. Gli ho fatto offrire non si sa quanto al mercatino perché io ero intrigata dalla copertina. So che è un giallo, neanche poi dei migliori che ha scritto questo autore. Ce l'ha una serie scritti così. Ma io queste copertine della Elliot proprio le amo. Guarda, guarda che copertina. Anche senza questi pupazzi qua stampati, cioè anche senza questi verrebbe un bellissimo paesaggio. E ecco che cosa mi attrae principalmente nelle copertine, cioè guardate le nuvole. No, vabbè, io le adoro. Basta. Questa è quella più bella che ho, secondo me. Poi, hashtag sempre con te, libro. Anche dovessi scordare il cellulare, non mi interessa, basta che c'ho un libro dietro. Io odio i momenti di attesa, soprattutto se non ho niente da fare, mi sembra di sprecare il tempo, quindi che ne so, le file dalla posta, io ho sempre con me dietro un libro, anche se poi lo tiro fuori, mi chiamano, però sto tranquilla che c'ho il libro. E via dal dottore, poi magari trova a chiacchierà, però io so tranquilla che c'ho il libro, anche magari faccio un viaggio, so che guido io e quindi non c'ho tempo di leggere. E io però ci devo avere il libro, in modo che se c'ho anche un minuto di tempo, io devo leggere e quindi sta sempre con me. Anzi, per ovviare a questo, perché mi è capitato tante volte di dimenticarmelo, ho scaricato il Kindle apposta su cellulare da Amazon, che è gratis, tanto per avere sempre qualcosa con me comunque da leggere. Non lo so, mi sembra più che stare lì col cellulare, che tanto io internet in giro non ce l'ho, quindi manco potrei guardare messaggi, cose. Quindi preferisco leggere, ecco, mi sembra di impiegare meglio il tempo. Hashtag vestito preferito. Dunque, mo un capo preferito non ce l'ho, però. C'ho una gonna che metto specialmente d'estate, una gonna lunga tipo stile gitano nera, nera deve essere per forza nera, e sopra ho trovato delle magliette, l'avevo comprata dal cinese addirittura, che poi l'avevo fatta a stock, quindi ne ho comprate tre colori diversi perché proprio mi sono innamorata, e praticamente sono una magliettina sotto sbracciata lunghette, e sopra una specie di casacca larga, trasparente, che si vede comunque il pua sotto, e io ci faccio l'amore con quel completo, e quindi le metto sopra sta gonna. Obiettivamente vestendo così saccocciona sembra il doppio, no? Però ci sto di una comodità, so che me posso girare tranquillamente, non mi si vede il rotolo a fascia, capito? Cioè è perfetto, copre tutto, pure la gonna scende giù e copre perfettamente tutto, cioè è un look ideale, ecco, quello è un vedo l'ora che viene l'estate per mettermi in quel modo, adesso morirei, adesso ho pantaloni neri, rigorosamente neri e sopra colorato, vedi una felpetta e va bene, ecco. Hashtag la stanza in cui registro. Non ce n'ho una preferita, cioè dove c'è meglio luce e dove sto più comoda io a parlare. In questo caso adesso è un periodo che registro qui sul divano perché sto comoda, metto il computer su un cuscino. Ah, e chi mi ammazza a me? Cioè, sto comoda con la schiena perché ogni tanto c'ho un mal di schiena. Quindi sto perfetta, c'è luce perché accendo pure la luce con questa qua naturale. Diciamo che si vedono abbastanza bene i video, quindi sono abbastanza soddisfatta di questa stanza. Ecco. Niente, dunque, il tag è finito qua. Non c'è hashtag chi tagghi, ma se qualcuno lo vuole fare, io sono contenta di venirlo a vedere. Anzi, fatemelo presente, insomma, sotto, che ve vengo a vedere sicuramente. Io vi ringrazio come sempre, un bacione, alla prossima!